Con Mister Mendolicchio una gara molto importante, uno scontro diretto di quelli davvero importanti per quanto riguarda la zona playoff, terminato con un pareggio. Insomma, questo Lucera comunque meritava di più. Sicuramente. Purtroppo siamo un po' rammaricati per il risultato, per come è maturato soprattutto. Comunque la squadra ha fatto bene e sono contento del lavoro svolto dai ragazzi. Adesso cercheremo di dare ancora di più fino al termine del campionato. Ecco, sicuramente è un momento delicato perché c'è questa bagarre per quanto riguarda la zona playoff e c'è da lottare fino all'ultimo minuto. E si sa che per raggiungere gli obiettivi bisogna lottare. Sappiamo che il Real San Nicandro, che è la squadra che è vicina ai playoff, ha perso, se non sbaglio, con il Manfredonia, quindi è rimasta fuori. Noi siamo rimasti dentro, adesso dobbiamo cercare di far bene alla prossima, visto che il Real Foggia riposa, quindi raggiungiamo lo stesso numero di gare, e cercare di allontanarci o entrare il più possibile nella dei playoff. Il dato interessante di oggi è che le segnature sono state di due ragazzi giovani, Darius e Foschino, che si sono integrati per quanto riguarda la prima squadra, hanno finito il campionato di regionale juniores e quindi insomma stanno facendo bene. È sicuramente una nota positiva e stava andando anche meglio alla fine, visto che grazie al supporto dei grandi sicuramente anche nell'ultima parte, se ricordate bene, c'è stato l'ingresso di Bax e comunque un altro juniores patruno che avevano confezionato una buona palla gol. Peccato, il ragazzo è stato forse poco cattivo sotto porta, però questione di esperienza. I giovani stanno dando, i grandi li aiutano molto e non può essere che una buona cosa per il Lucera. Ecco, adesso ci sono altre sfide anche con chi non è in una posizione alta, però si presenta come una squadra impegnativa tipo il Vieste. Beh, stiamo vedendo anche oggi, mi sa che il Vieste ha pareggiato, se non sbaglio, fuori casa, non sta onorando in maniera ottima il campionato, visto che ha battuto domenica scorsa la Salvemini e quindi non molla nulla ed è giusto che sia così. Io ritengo già che non sia una buona cosa non fare i play-out, perché a volte può capitare che qualche formazione può mollare vista la salvezza già raggiunta, però il Vieste è una di quelle squadre che onestamente non molla. Quindi, per la prossima. Ok, buonasera. E siamo con Giuseppe Martucci del Real Foggia, che è ex Lucera, ha potuto tornare qui allo stadio comunale però contro lo Sport Lucera. Sempre una bella esperienza giocare su questo campo, anche se in condizioni un po' disastrose come campo, perché quando ho giocato io erano i primi anni che era stato fatto, era bellissimo giocarci. Adesso no, ma abbastanza duro pure. Sempre bello. Oggi ci hai messo particolare entusiasmo per questa gara molto importante, questo scontro diretto che appoggia Sport Lucera concorrenti. Oggi l'importante era non perdere, per non perdere terreno, ci siamo riusciti a conquistare questo pareggio e ci è andata bene. Ecco, c'è stato un periodo, una parentesi negativa, però il Real Foggia adesso si è ripreso nuovamente, quindi sta cercando di fare il possibile per restare nella zona playoff. Sì, abbiamo avuto molti infortunati, squalificati, stiamo ancora con parecchie assenze, infatti oggi eravamo 14 persone. Speriamo che per i playoff saranno tutti disponibili. Ecco, sicuramente è una fase molto importante, soprattutto ci sono questi avversari che bisogna sempre guardare con attenzione perché la differenza è minima insomma, di punti tra le varie squadre. Adesso si giocherà partita per partita, non bisogna fare pronostici, ogni domenica sarà difficile e dobbiamo dare tutto domenica per domenica. Perfetto, grazie. E siamo con Matteo Foschino che ha segnato uno dei due gol oggi dello Sport Lucera dalla Juniores della prima squadra. Beh, oggi è stata insomma, una partita importante contro il Real Foggia, sicuramente c'è grande soddisfazione per il gol che hai fatto. Sì, soprattutto per l'esordio con il gol, però potevamo fare molto di più perché abbiamo mangiato molti gol e i gol ce li siamo fatti noi ragazzi.
Ecco, che cosa significa per te vestire la maglia biancoceleste? Tu sei lucerino, sei giovane, classe 2000, insomma, sicuramente una bella cosa. Sì, per me significa tanto perché quest'anno ho voluto fortemente giocare nel Lucera, anche perché sono stato sempre a Lucera e quindi voglio giocare nel Lucera. Ecco, come ti trovi con i grandi, con chi compone questo Sport Lucera? Ci sono sicuramente tante possibilità per fare bene fino alla fine. Sì, sì, mi trovo benissimo, i compagni mi hanno accolto bene, io mi sono trovato bene con loro e quindi mi trovo bene. Grazie. E c'è un altro giovane che ha segnato oggi, Alberto Darius, classe 2000. Ecco, anche tu classe 2000, beh, da parte tua come è stata questa esperienza, in modo particolare oggi questa bella rete che insomma serviva per questa gara contro il Real Foggia? Sì, sono contento per aver aiutato la squadra, però c'è un po' di delusione per il risultato finale. Ecco, sicuramente un pareggio poteva essere di più, visto che comunque insomma lo Sport Lucera aveva tutte le possibilità per superare, però comunque insomma che cosa ti può dire riguardo questa esperienza con il gruppo per quanto ti riguarda? Ma è un'esperienza buona perché ci sono gente che ha più esperienza appunto di me, quindi si possono imparare nuove cose. Ecco, e con la Juniores come è andata? Insomma alla fine è una grande palestra per voi, no? È stata anche un'esperienza positiva, anche se all'inizio siamo partiti male, però alla fine ci siamo ripresi. Secondo te quali sono i punti di forza di questo Lucera? Ma sicuramente la costanza dell'allenamento e il grande gruppo che si è creato anche all'interno dello spogliatoio. Ecco, da parte vostra più giovani, che siete più giovani, sicuramente l'entusiasmo e le caratteristiche che vi contraddistinguono, entusiasmo e volontà. Sicuramente queste due caratteristiche. Che vuoi voi?